Il mondo di Minecraft è pieno di misteri ed ogni giorno giocatori su giocatori si imbattono in qualcosa che non conoscono. Oggi andremo a parlare di un nuovo mistero che in quest'ultimo mese ha fatto molto parlare di sé. Andremo a parlare della ragazza cyborg, conosciuta anche come SCP-191 oppure come la bambina robot. La storia e la segnalazione che andremo a leggere oggi è presa da un forum tedesco. Ringrazio il ragazzo che me l'ha mandata e vi dico già che la traduzione non sarà perfetta al 100% perché non conosco il tedesco e quindi mi sono affidato al buon Google Traduttore. Iniziamo subito a leggere la storia. L'utente in questione si chiama Dark e scrive: gioco a Minecraft da anni ormai, ma non mi era mai successa una cosa del genere. Ve la racconto in poche righe qui sotto. Stavo giocando nel mio mondo in single player, ma non era un nuovo mondo, era il mio solito vecchio mondo, sul quale giocavo da circa un mese. Vi assicuro che non c'era niente installato, nessuna mod o plugin, niente di niente. Minecraft vanilla al 100%. Ero nel Nether alla ricerca della fortezza, visto che purtroppo ero stato sfortunato e non era spawnata vicino al portale. All'improvviso mi suona il cellulare, metto pausa, mi alzo e vado a rispondere. Avete presente che quando mettete in pausa il gioco in single player si ferma? Ecco, quel giorno non so perché, ma non era così. Era da quella mattina stessa che ogni volta che mettevo in pausa il gioco non si fermava. Appariva certo sempre il menu con le impostazioni, ma dietro continuava tutto quanto a muoversi. Certo, questo succede, ma non in single player. Accade solamente quando si gioca in multiplayer oppure quando si apre il mondo in LAN. Eppure io vi giuro che stavo giocando da solo. Ma sapete, fino a quel momento non ci avevo neanche pensato più di troppo. Comunque, torniamo a noi. Posai giù il telefono e tornai a giocare. Nel preciso istante in cui levai la pausa, apparve un messaggio in chat, proveniente da una certa Maya. Ciao, scrisse in chat. Mi feci prendere dal panico in quel momento, iniziai a pensare a 200 cose, tipo un mio vicino di casa ha aperto la LAN ed è entrato nel mio mondo, oppure sono sempre stato in multiplayer, oppure è una nuova funzione di Minecraft, non lo so, mi stavo scervellando. Ma mentre i secondi e i minuti passavano, apparve il secondo messaggio in chat. Tu non hai paura di me, vero? A scrivere era sempre Maya. Mi decisi quindi a tornare al computer e iniziai a rispondere. Ciao, chi sei? Sono dietro di te. Mi risposi. Per la prima volta, dopo essere tornato dalla telefonata, girai la visuale e davanti a me c'era una ragazza, molto strana, immobile. Sembrava una sorta di robot. Ci conosciamo? Gli scrissi. No, mi rispose. E perché sei qui? Come hai fatto ad entrare? Gli chiesi. Sono una ragazza cyborg, uno scienziato mi ha creato. Rimasimo a parlare circa per una decina di minuti. Non mi ricordo precisamente tutti i messaggi esatti, quindi per evitare errori, da adesso in poi vi faccio un riassunto di cosa ci siamo detti. Da quello che ho capito, lei è una ragazza cyborg ed è stata creata da un gruppo di scienziati pazzi. La sua tecnologia è avanzata, infatti è riuscita ad entrare nel mio mondo di Minecraft come se nulla fosse. Però, purtroppo, il laboratorio dove era stata creata è stato distrutto. E tutti sono morti o scomparsi. Da quel che ho capito, anche lei era morta, ma possiede una sorta di cuore meccanico che riparte automaticamente quando si ferma. Da come parlava, sembrava più una bambina che una ragazza, ma quello che sono riuscito a capire è che ha bisogno di qualcuno con cui parlare, di una famiglia, di un qualcuno con cui stare. Il suo corpo è al 90% meccanico, ma non c'è nulla di cui preoccuparsi. Purtroppo, mentre stavamo ancora parlando e mentre continuavo a far domande sul suo passato, improvvisamente è uscita dal gioco. Così, all'improvviso. Non credo proprio sia stata una sua scelta quella di andarsene, perché stavamo parlando tranquillamente. Forse quel qualcuno che ha distrutto il suo laboratorio la sta ancora cercando. Qui si interrompe il nostro messaggio su questo forum. La storia è abbastanza chiara. Una ragazza proveniente da chissà dove, mezza robot, mezza umano, più robot che umano, racconta la sua storia. E non è l'unica segnalazione che abbiamo, tutte comunque provenienti da questo forum tedesco. Ovviamente sono tante le questioni da risolvere e le domande a cui ci dobbiamo rispondere, ma la domanda più importante è: chi è che ha distrutto il suo laboratorio e da chi è che sta scappando realmente questa ragazza cyborg? E sta realmente cercando qualcuno con cui stare o sta cercando qualcuno che la protegga da quest'altro inseguitore? Beh, questo ad oggi non lo sappiamo. Magari nei prossimi mesi uscirà il continuo di questa storia e sapremo come è andata a finire. Nel frattempo, saremo noi ad indagare a questa storia. Quindi mi raccomando, nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate e secondo voi cosa c'è o chi c'è dietro questa ragazza cyborg e chi la sta inseguendo. Io, come sempre, mi limito solamente a raccontarvi e a leggervi la storia. Tutte le supposizioni ne facciamo qui sotto nei commenti e ne parliamo insieme.
Quindi ragazzi, anche per questo Minecraft Mystery è tutto. Io spero che vi sia piaciuto, quindi mi raccomando, lasciate un video, mi piace, perché è super importante per supportare la serie di misteri, visto che è 2 settimane che non uscivo a Minecraft Mystery, visto che me lo state chiedendo tipo in tantissimi questo Minecraft Mystery, ho deciso di portarvelo. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, quindi iscrivetevi così non vi perdete tutti quanti i prossimi Minecraft Mystery, oppure tutti quanti gli altri bellissimi video che facciamo sul canale. Lasciate un bellissimo mi piace, fatemi sapere qui nei commenti cosa ne pensate, e da Matteo Fare è tutto, io vi saluto, linea allo studio.